Siamo qui con Oreste Cavuto, un ex, è un piacere rivederti qui a Ravenna. Questa sera Ravenna ha avuto obiettivamente qualcosina in più, avete tenuto il campo egregiamente, però veramente Ravenna questa sera ha dato tutto in tutti i fondamentali, anche nel terzo set, quindi ha chiuso con grande personalità. In casa vostra sicuramente c'è qualcosa da rivedere, ma avete tutte le potenzialità per rifarvi. Non è certamente la serata migliore per commentare un match. Cosa ne pensi della prestazione vostra innanzitutto? Ravenna non ha avuto qualcosina, ha avuto in più, punto. Quando si vince 3-0, dal mio punto di vista, giocando bene a pallavolo, poi fai fatica, soprattutto fuori casa. Se devo guardare da noi, è palese che ci sono dei problemi. Come abbiamo già detto tante volte, dobbiamo lasciare fuori dal campo quelli che erano le voci e i voti del volemercato, perché poi la pallavolo è un'altra roba, si gioca in campo e non nel mercato estivo. Quindi l'unica cosa che possiamo fare, l'unico modo che conosco personalmente per uscire da queste situazioni è lavorare in palestra. Ora, come ben tutti sapete, c'è stato un cambio in panchina, arriverà un nuovo coach, insomma. Ci sono un po' di problemi da risolvere e vediamo di risolverlo di squadra tutto insieme, però mi premeva fare i complimenti a Ravenna perché come non solo quest'anno ma anche altri anni, anche l'anno scorso ci siamo divertiti tantissimo in campo, ha allestito una squadra che gioca bene a pallavolo. Grazie per quello che hai detto, in un bocca al lupo sincero per tutti voi, e sono convintissimo che quando ci rivedremo al ritorno Latina non sarà più in questa posizione qua. Avrete da lavorare tanto col nuovo coach, quindi questa è una garanzia, dai. In bocca al lupo, Oreste. Tante belle cose a tutti voi. Crepi il lupo, ciao.